Ho scelto questo posto perché ha un significato particolare nel percorso di quello che è stata la mia vita. E personalmente a livello di quello che ero, quello che sono e quello che magari diventerò, c'è sempre una parte di quello che viene ritrovato in quello che ero al liceo. Sono cambiato esteticamente, mentalmente. Ogni tanto penso, se non fossi venuto qua, come sarei oggi? Era un ragazzo particolare, nel senso tutti i miei amici che ho avuto modo di conoscere al liceo, che frequentavo, erano tutte persone comunque che uscivano, vedevano persone, facevano cose. Io sono sempre stato molto solitario a casa. Comunque, figlio di genitori divorziati, mia madre lavorava, mia sorella sempre stata molto legata allo studio. Io avevo molto tempo a disposizione che passavo tanto, fin troppo da un lato, davanti a quello che era computer e videogiochi, quindi sono sempre stato un po' un nerd da quel lato. Poi chiaramente ho sempre avuto grandi ambizioni per quelli che erano i miei interessi verso l'altro sesso, quindi ho sempre puntato molto in alto. E mi sono accorto ben presto che quella pancetta di troppo, quel taglio con la scodella, quell'ingenuità non era appetibile e non era molto interessante all'altro sesso. Al liceo ho lavorato tanto su quello che era il mio aspetto estetico. Più in là negli anni, nel corso dei miei 20 anni, ho affinato quello che era la mia personalità con le esperienze che ho fatto. Questa mia strana personalità, che ho spesso definito come quella di un camaleonte, che a dipendenza della situazione cambia il proprio colore, è iniziata molto presto. Ho sviluppato questa sorta di capacità di poter tirare fuori questo personaggio, tra virgolette, questo lato della mia personalità a dipendenza del momento, spesso per sdrammatizzare. Poi con gli anni ho anche capito ben presto che non era solamente qualcosa di positivo che facevo verso gli altri, ma anche qualcosa che provavo dentro me. Sia perché comunque la possibilità di regalare un paio di secondi di spensieratezza alle persone, soprattutto al giorno d'oggi, dove tra pandemia e problemi vari, per distaccare la mente dai problemi c'è solamente il sonno e la risata. E quindi regalare un momento di spensieratezza è sempre stato importante, anche perché lo sentivo dentro. Quando gli altri ridevano, dentro di me stavo bene. Quindi anche dal punto di vista autoironico sono sempre stato un po' il primo a prendermi in giro. Non ho mai fatto troppo distinzione tra l'umorismo verso gli altri e l'umorismo verso me stesso. La mia frase finale è in inglese, che suona meglio: The journey of life. Il percorso, i cambiamenti, gli alti e i bassi, le difficoltà dove mettere i pensieri, porte che si aprono, le porte che si chiudono, le relazioni, la famiglia, girare il mondo, stabilizzarsi, creare se stessi esteticamente e psicologicamente. È un viaggio in continua evoluzione che poi magari fra 10 anni riguarderò questa cosa e sorriderò perché mi accorgerò di quanta strada ho fatto nel frattempo.